Il progresso è soprattutto frutto della ricerca e della creatività. Per questo il Marconi Institute for Creativity ha organizzato a Bologna dal 29 settembre al 1 ottobre la prima conferenza internazionale sul pensiero creativo. Presenti docenti, studiosi, imprenditori, artisti e grandi figure internazionali eredi di Guglielmo Marconi, inventore del telegrafo senza fili. Sentiamo Gabriele Falciasecca, presidente della Fondazione Marconi. Gli spazi nel campo della ricerca ce n'è sempre tanto, perché è sempre molto, ma molto di più quello che non sappiamo di quello che sappiamo. Ci vuole anche il creativo ritorno a Marconi, che oltre ad avere l'idea abbia anche la tenacia, il coraggio, perché sennò l'idea rimane così a metà strada, e le cose che rimangono a metà strada poi dopo vengono dimenticate, non hanno impatto. Ricerca e innovazione, se incentivate, possono diventare anche un volano per lo sviluppo economico, come sottolinea Alessandro Luciano, presidente della Fondazione Ugo Bordoni. C'è una grossa stimolazione verso i giovani, anche perché l'era digitale è in pieno sviluppo, quindi io sono sicuro che ci saranno grosse possibilità di lavoro. Io, per esempio, alla Fondazione Bordoni sono riuscito negli ultimi 3 mesi a stabilizzare 35 persone. A Bologna arriveranno anche la Didi Telecom, Franco Bernabé, sotto i riflettori per la recente acquisizione spagnola, e il commissario europeo per l'agenda digitale, Neil Kroes, che premieranno alcuni giovani creativi e consegneranno il Marconi Prize, l'equivalente del Nobel per le telecomunicazioni, a Martin Cooper, l'uomo che 40 anni fa inventò il telefono cellulare.